Quando penso al maestro Corsano, ecco, vedo una persona amica che mi ha permesso di entrare nella sua vita con sincerità. Attraverso i suoi occhi mi ha fatto conoscere le forme, i colori, la bellezza della sua terra e la luminosità del cielo. Con semplicità ha trasmesso a tutti coloro che lo hanno frequentato quell'energia sottile accumulata dallo studio, dalla passione ed esperienze. Cioè, vedere il mondo in un granello di sabbia. Ricordo con tenerezza e gratitudine quegli incontri in solitudine nella piazza del Duomo a Lecce, dove a volte ad entrambi affioravano quelle inquietudini che ingabbiavano il nostro essere. Ma ecco, passava uno smadruppato e sorridendo tutto diventava leggero. Con affetto, Ignazio, a tutti voi e al maestro Corsano. Grazie e a presto. Il maestro Luciano Corsano è stato un grande ricercatore e divulgatore delle discipline orientali, arti marziali. Ha studiato con i grandi maestri e ha avuto l'intuito dell'enorme potenzialità del Kung Fu Chang, il Cambridge delle arti marziali.
In questo giorno, anche se sarebbe più corretto dire anche in questo giorno, il mio pensiero va al maestro Luciano Corsano, perché mi ha fatto conoscere delle persone meravigliose che col tempo sono diventate la mia seconda famiglia e soprattutto perché mi ha fatto conoscere il Kung Fu, quella che è stata poi la mia grande passione e lo è tuttora, che mi permette di superare qualunque avversità, qualunque momento difficile, come anche quello che stiamo vivendo in questi giorni con la quarantena. Quindi posso dire solo una cosa, grazie maestro. Ho avuto l'opportunità di conoscere il maestro Corsano durante i numerosi stage svoltisi a Lecce. Quando ripenso al maestro, sono molte le immagini che mi tornano in mente di lui, ma una su tutte mi è più cara. Durante una lezione, non direttamente tenuta dal maestro, si è avvicinato a un suo allievo e senza dire nulla, sorridendo, gli ha mostrato il cielo che nel pomeriggio si apriva con le nuvole come ad accogliere il sole. Io che per caso ero lì, mi sono rivolto verso ciò che indicava il maestro. Uno spettacolo bellissimo. Grazie, maestro. Ho vissuto un lungo periodo in cui la sua presenza era fisica, verbale, caratterizzata da un'indimenticabile determinazione nel cavalcare la fatica, dalla voglia di apprendere alla scuola dell'esperienza, dal bere l'umiltà travestita da rigore. Da quando lei è diventata energia pura, tutto ciò resta ed oggi, dopo 30 anni, è ancora fonte di ispirazione e guida. Grazie maestro. Caro maestro, a te associo una varietà infinita di ricordi, le dure sfide che ci hai posto nelle arti marziali o nella semplice crescita personale, le soddisfazioni condivise nel realizzare un obiettivo, che fosse comune o individuale. Eri lì quando cadevamo e ci insegnavi a rialzarci. Non solo metaforicamente, eri determinato e ironico. Ciò che era complesso diveniva semplice, e il semplice acquistava complessità e meraviglia. Seguirti era un viaggio che non finiva mai, ma allo stesso tempo ogni punto del cammino era una destinazione, un traguardo da conservare per sempre. Ed è così che ti ricordo e ho scelto di riversarti nella mia vita, conquistando ogni passo con l'impegno massimo, come se fosse l'ultimo, ma con la consapevolezza invece di essere in un viaggio che non avrà mai fine. Ho scelto di dedicarti lo studio di quest'arma che ho intrapreso in tuo onore e in tua memoria. Per questo stimolo e per tutti gli altri che hai dato e continui a darci, grazie maestro. Caro papà, so quanto ci tenevi alla tua scuola. E sono più che sicuro che sarai orgoglioso di come la tua famiglia abbia continuato il tuo progetto. I tuoi cari allievi sono ora le costole della scuola che porta il tuo nome come supporto e come benedizione. Non ci hai mai imposto niente. Nonostante la tua determinazione, non eri affatto una persona rigida. Ci hai dato gli strumenti per poter scegliere in autonomia e valutare il peso di ogni nostra decisione. Il tuo sguardo ci ha accompagnato in questi 12 anni e non abbiamo smarrito la via. Ora siamo in una fase di maturità e guardiamo al futuro delle nuove generazioni in arrivo. Forti della loro energia, stabili nei nostri principi e sicuri della tua presenza, continueremo a far vivere questa scuola ancora molto a lungo. Grazie, maestro. Grazie, papà. Tai Chi Chuan Ti Lu. Thank you.
Caro Luciano, avverto la tua presenza quotidianamente. Ti vedo apparire all'angolo di Piazza Duomo. Il tuo passo è elegante e la fronte è tesa verso l'alto, quasi a sfidare le nuvole che attraversano questo cielo di primavera. Mi raggiungi nello studio. Il saluto tra noi non è ripetitivo e rognoso. Il saluto è una cosa sacra che appartiene a quel profondo rispetto reciproco tipico degli uomini dei nostri tempi. Ci sediamo intorno al nulla e ci confrontiamo. Usciamo all'aria aperta e cominciamo a dialogare. Che tu sia qui non è una convinzione, ma una prova concreta. Scorgo un sorriso tra le tue labbra. Un abbraccio ci unisce e mi dà la forza di continuare a dare un senso a questa vita. Purtroppo è giunta la sera ed è ora di andare nelle nostre case. A domani, amico mio.